Ciao a tutte! Allora, eccomi con un nuovo video AFI dedicato ad alcune tendenze autunnali che ho già iniziato a utilizzare e che penso sfruttare per tutto l'autunno. E in questo video, oltre a mostrarvi i capi scelti per questo look, vi parlerò anche delle possibili varianti. Il tartan è una delle tendenze autunnali che più amo, lo potete trovare ovunque su pantaloni, gonne, t-shirt e addirittura su scarpe e borse. Io per il momento non possiedo nulla con la classica fantasia del tartan, ma per questo outfit ho voluto ugualmente rimanere, diciamo, sui quadri e ho scelto questa camicia qui, presa moltissimo tempo fa da Oysho. È molto vecchia, penso averla presa 4 o addirittura 5 anni fa da Oysho. È una camicia come tante, molto, come dire, molto regolare, molto basic. L'unica cosa, diciamo, ha questa tasca qui che va sul davanti, sul petto, però per il resto è veramente molto molto semplice come camicia. E non ricordavo più di averla nel mio guardaroba, quindi il mio consiglio è, se vi piace questa tendenza, diciamo, del quadro, dei quadrati, date un'occhiata nel vostro armadio, che magari avete qualcosa di simile. E sotto la camicia ho indossato dei jeans neri, ho scelto questo modello qui, marcato Etam Jeans. Sono dei semplicissimi pantaloni neri, non hanno nulla, proprio nulla di speciale. E questi qui è un modello che mi piace perché sono piuttosto comodi, e se volete fare un outfit, come dire, completamente autunnale, il mio consiglio è di dare un'occhiata da H&M e di scegliere pantaloni, come dire, in finta pelle. La pelle andrà molto per questo autunno. Io non penso utilizzarla perché non sono una fan della finta pelle, dei pantaloni in pelle, perché esteticamente non mi stanno bene, mi fanno delle cosce assurde. Poi non ho, diciamo, il portamento giusto, ho sempre, come dire, un po' timore di risultare volgare con i pantaloni in pelle, quindi per ora preferisco evitare. Però se a voi piace, il mio consiglio è, al posto dei semplicissimi jeans neri, optate per dei leggings su dei pantaloni in finta pelle. E come scarpe ho scelto queste qui le ho prese da H&M lo scorso inverno, le ho prese verso gennaio, se non sbaglio, e hanno questa bellissima zip dorata, amo molto i dettagli in oro. E ho scelto questo modello qui perché, come avrete di certo notato, vanno molto gli stivaletti simili a questi, con un tacco piuttosto comodo. Li potete trovare con un tacco simile a questo, ma leggermente più, come dire, più basso, ma sempre più, diciamo, piuttosto grosso, piuttosto, come dire, chunky. Oppure lo potete trovare con un tacco appena appena accennato o addirittura raso terra. E se non vi piacciono questi generi di stivali, potete, per questo look, potete indossare delle Dr. Martens, delle Chelsea Boots o delle, diciamo, quei stivaletti con i cutout, quelli che lasciano intravedere un po' di pelle vicino nei dintorni della caviglia. Sono veramente molto molto carini. E se volete farvi un'idea sulle scarpe che andranno per questo autunno inverno, il mio consiglio è di andare sul sito di Zara nella sezione dedicata alle scarpe. Vi fate un'idea sulle scarpe che più vi piacciono e in giro vedete delle alternative, diciamo, meno costose, perché, diciamo, Zara ha dei prezzi piuttosto elevati. Io faccio più o meno sempre così, do un'occhiata alle scarpe di Zara e poi in giro cerco delle alternative. Potete guardare su New Look, su ASOS o anche su eBay. Su eBay, come dire, sui rivenditori inglesi, che sono quelli, diciamo, più forniti rispetto a quelli italiani, secondo me. E come accessori ho scelto questi qui, questi anelli, presi dal cinema all'inizio dell'estate, se non sbaglio. E sono delle mid finger, ovvero quegli anelli che rimangono fermi a mezzo dito, cioè non scendono, più di così non scendono. E H&M ne ha ancora di questi, diciamo, di questi modelli. Non sono fini come questi, sono un tantino più spessi, sembrano dei bulloni, però sono sempre molto carini. In questo pacchetto, quando li ho presi, ce n'erano 9. Mia sorella ha preso gli ultimi modelli, quelli un pochino più spessi, e se non sbaglio dentro il pacchetto ce n'erano 6. E se vi piace il modello di questi anelli che rimangono a mezzo dito, andate a vedere da H&M, perché ne ha diversi a dei prezzi molto, cioè, piuttosto, non dico, cioè, non sono, come dire, regalati, ma sono prezzi accessibili a tutti. E come borsa ho scelto questa qui,
e anche questa è piuttosto vecchia come borsa, e penso averla presa nello stesso periodo in cui ho preso la camicia che vi ho mostrato prima. L'ho presa in un negozio qui in zona e mi piace perché è perfetta per il giorno, ha veramente tantissimi scompartimenti, può contenere diverse cose, poi ha la tracolla che rende tutto molto più comodo, molto molto comodo come borsa. E se trovo delle alternative alle cose che vi sto mostrando ve le metto tutte nell'info box. E dato che al mattino fa piuttosto freddo, cioè non è che non fa freddissimo, però verso le 7:30-8 così fa piuttosto freddo, ho deciso di aggiungere questo parka. Questo l'ho preso in un negozio qui in zona durante i saldi e ho scelto di aggiungere un parka perché secondo me il parka rappresenta pienamente l'autunno. E ad essere sincera non l'ho visto utilizzare dalle blogger che seguo in questo periodo, però come ho detto prima secondo me il parka rappresenta pienamente l'autunno, quindi ho voluto indossarlo. Questo modello qui non è proprio pesantissimo, quindi va bene per questo periodo e niente. Video dedicato all'autunno, credo e spero di poterne fare altri durante il corso del tempo e spero tantissimo che questo video vi sia stato utile per avere qualche idea su cosa indossare, su cosa comprare per questo autunno. E per qualsiasi cosa lasciate un commento o scrivetemi in privato, mi potete trovare su Facebook, sulla pagina dedicata al canale, su Instagram e anche su Twitter. E niente, spero tantissimo che state tutte bene. Questo per me è un periodo un po' particolare perché per quanto riguarda l'aspetto familiare è piuttosto negativo, però per quanto mi riguarda me personalmente è piuttosto positivo perché era da tantissimo che non mi prendevo una cotta, mi sono presa una cotta grandissima e la cosa che mi mancavano quelle sensazioni, no? Quando c'è quella sensazione di benessere, delle volte mi ritrovo a sorridere senza motivo e sono più allegra, più solare, ed era una cosa che mi mancava tantissimo, anche se questa persona in questione non mi calcola, ma appena so che esiste, però sono contenta perché è una cosa che mi mancava e sono contentissima. E niente, dopo questa parentesi senza senso, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!